unità mobile di terapia intensiva. Non una normale ambulanza, ma di fatto una postazione di rianimazione su quattro ruote. È il primo mezzo di questo tipo in Alto Adige e uno dei pochi del suo genere in tutta Italia. Un medico d'urgenza, un infermiere e un soccorritore. Un centro di rianimazione mobile che può salvare la gente, che è possibile monitorizzare tutte le funzioni vitali dell'uomo, il cardiocircolo, la rianimazione, la ventilazione, il ventilatore polmonare a mano praticamente. In forza alla Croce Bianca della provincia di Bolzano, il nuovo automezzo è stato donato da Alperia con importante contributo di 150.000 euro. 60 interventi di trasferimento di pazienti curati nelle varie terapie intensive, 100.000 chilometri percorsi in 2 mesi. Questa unità mobile di rianimazione per noi è molto importante perché riusciamo a trasportare pazienti sotto terapia intensiva da un ospedale all'altro e possiamo dargli tutta la cura terapeutica intensiva che è un orgoglio particolare perché è un mezzo che dà la massima efficienza e in un momento così difficile negli ultimi 2 mesi veramente ci ha aiutato tantissimo a fare trasporti che altrimenti forse non sarebbe stato neanche stato possibile farli. L'unità mobile di terapia intensiva è anche un'ambulanza attrezzata per le emergenze. È infatti regolarmente utilizzata in supporto al medico rianimatore in servizio 24 ore su 24. Spesso sono i dettagli a fare la differenza, anche attraverso l'attenzione per i pazienti più piccoli.